Buonasera a tutti, benvenuti al secondo incontro con gli autori delle opere finaliste candidate alla 73esima edizione del premio Strega. Gli autori e le autrici saranno tutti ospiti delle biblioteche di Roma per far conoscere ai futuri lettori, ai già lettori e soprattutto ai circoli di lettura le opere in concorso. Infatti, anche quest'anno i circoli di lettura di biblioteche di Roma parteciperanno ai voti collettivi per stabilire la cinquina finalista e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Rosella Postorino autrice di Mi limitavo ad amare te, edito da Feltrinelli, sta arrivando a breve Igiabascego autrice di Cassandra a Mogadiscio, edito da Bonpiani e l'intervista è a cura della scrittrice Giulia Caminito che ringrazio, cedo subito la parola a Giulia in modo che il nostro incontro possa iniziare buona ascolta a tutti io, io non, non so perché io ho questo microfono ambiguo, però. Eh, allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte, eh, benvenuti a questo incontro. Visto che eh, avete notato la situazione del traffico e anche della metro oggi. Particolarmente delirante, tra l'altro. Piccola battuta: vengo da Milano e ieri un mio amico mi diceva: È eh, tanto lontana questa libreria dove devo andare almeno una mezz'oretta. Io volevo ridere, diceva: 'Vabbè, che come sei simpatico, no? questa, la grande distanza della mezz'oretta'. Mentre noi facciamo grandi viaggi per parlare di grandi libri. Quindi quando arriverà ai Giaba si inserirà e prende, riprenderemo il dialogo. Eh, invece, da Cassandra Mogadiscio, iniziamo dal libro di Rosella. Iniziamo. Io farò qualche domanda, però vorrei anche eh, che voi facciate delle domande, visto che appunto il circolo di lettura eh, è coinvolto in prima persona, all'interno prima persona, in primo gruppo di persone all'interno delle votazioni e quindi fondamentalmente voi come circolo siete la fetta di pubblico che una parte della fetta di pubblico che parteciperà alle votazioni del premio strega eh, una fetta come sapete molto importante perché eh, riporta poi sensazioni di lettori e lettrici che si vanno ad aggiungere eh, alle letture dall'estero degli istituti italiani cultura e poi agli amici della domenica quindi avete una grande responsabilità e magari avete anche molte curiosità rispetto eh, ai libri di cui parliamo oggi eh, Rosella torna al romanzo, ne parlavamo poco Fa, dopo il grande successo delle assaggiatrici, un libro che ha vinto il premio Campiello e che è stato tradotto in tutto il mondo, eh, Rosella è anche editor della casa editrice Naudi, per Enaudi stile libero, e quindi eh, riesce a coniugare un lavoro molto importante con anche la scrittura. Questo quando penso a Rosella mi viene sempre in mente Natalia Ginsburg perché cioè, hanno qualcosa in comune nel loro profilo. Come sapete Ginsburg è stata editor della casa editrice Naudi Torino e anche grande scrittrice ed è riuscita a fare entrambe le cose con grandissimo impegno, cosa non, non semplicissima. Uh, questo romanzo è un romanzo denso è un romanzo impegnativo perché parla di dei temi grossi, enormi, che incombono, tra l'altro, presenti, eh, e riesce a farlo calandosi tra le persone. Siamo a Sarajevo, siamo negli anni 90, entrambi i romanzi sono infatti ambientati negli anni 90 e hanno eh, molte cose in comune. Siamo durante la guerra eh, della Bosnia eh, tra Bosnia e la Serbia. Eh, per eh, la Bosnia che sta tentando di chiedere l'indipendenza, essere riconosciuta la Bosnia Erzegovina come nazione indipendente. Quindi vediamo che i temi della nazionalità, i temi dell'indipendenza, i temi uh, della libertà di autodeterminarsi tornano uh, e, uh, e non ci abbandonano poi nel corso della storia fino ad arrivare ai giorni di adesso. Ovviamente eh, Rosella quando ha iniziato a scrivere questo libro non poteva sapere di arrivare all'attualità, uh, però um, io credo che in qualche modo la scrittura abbia anche queste capacità di veggenza. Eh, ne parlavo con, anche con Loredana Lipperini che ha scritto un libro sulla pandemia prima che la pandemia accadesse, ne parlavo con Maria Rosa Cutrufelli che ha scritto anche lei eh, un libro che parlava di un morbo ancora prima che il morbo arrivasse, ecco credo che ci sia qualcosa di Cassandra eh, in, ogni, in ogni scrittrice, sono infatti particolarmente contenta di essere qui in un gruppo di donne e Posso dire la mia, tanto a voi, non è un segreto tra noi e tutti quelli di Facebook e di YouTube, io spero ovviamente che quest'anno sia la volta buona che vinca una donna. Eh, ce ne sono tante che concorrono, sono molto brave, anzi il mio sogno nel cassetto è che ci sia una cinquina di donne, ma questo è proprio che se succede andiamo in piazza e come Sabrina Ferilli ci spogliamo, no? facciamo un gesto di questo tipo. Allora, volevo partire da, da una suggestione con Rosella. Mm, eh, ho letto da poco un libro molto bello, uh, Nessuna come lei, che um, è una biografia su uh, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, scritta da Sara De Simone. In questa biografia c'è, loro sono state grandi amiche nello spazio di vita molto breve di Catherine Mansfield e, uh, e anche schiette amiche. Rispetto alla scrittura. Ecco, quando Virginia Woolf eh, pubblica ehm, un, il libro eh, Una notte, un giorno, eh, che è il suo secondo romanzo, però non è tra i romanzi più famosi di Woolf, Catherine Mansfield non riesce a non fare una recensione molto schietta sull'amica, dicendole che è un libro eh, bello come una nave. Che arriva tranquilla nel porto quando fuori c'è la tempesta, perché è un libro che non prende minimamente in considerazione eh, la prima guerra mondiale che è accaduta e quindi per lei mh, non vuol dire che bisogna parlare di quella guerra nello specifico, ma in qualche modo. Questo turbine, questo dolore uh, così diffuso, questi sentimenti, questa cattiveria, questa disumanità non possono non attraversare la letteratura. Ecco, io volevo chiederti qualcosa in merito alle tue ricerche, ai temi che scegli e che cosa pensi di questa visione che non vuol dire definire una letteratura impegnata secondo me, però vuol dire che la letteratura, la scrittura assorbe quello che succede nel mondo anzi non riesce a spostare gli occhi da, da, da quello che accade. Grazie, eh, buonasera intanto e grazie di essere arrivati qui nonostante appunto il, il traffico delirante di Roma oggi. E, grazie, bellissima questa suggestione, non ho ancora letto questo libro ma volevo, eh, volevo leggerlo. E, m, mi, mi viene da dire che è un po' ingrata forse che Trim Mansfield in quel momento perché eh, è, è molto difficile secondo me raccontare le cose mentre stanno accadendo eh, e, e, e ci deve essere un po' una giusta distanza che è il tempo per lasciarle sedimentare. Io non, non mi sarebbe mai venuto in mente per esempio di mettermi a raccontare una storia ambientata in Ucraina adesso o l'anno scorso e, e il modo in cui io arrivo alle, alle, alle storie dei miei romanzi eh, e sempre diciamo anche se poi raccontano delle cose molto grandi, macro, che hanno a che fare con la storia con le S maiuscola, io non parto da lì, parto da una cosa invece più puntuale, più, più specifica, che proprio perché specifica in qualche modo riguarda tutti cioè come nelle assaggiatrici io sono partita dal fatto che c'era una signora eh, anziana che stava raccontando per la prima volta di essere stata un'assaggiatrice di Hitler e quindi la storia di una persona comune, normale, che non era eh, un'invasata nazista e che però si è trovata a, eh, salva, come dire, a salvaguardare la vita del Führer tutti i giorni mettendo a repentaglio la propria. Ecco, quella cosa lì era la condizione che poteva capitare a chiunque per me, a chiunque si trovasse in quell'epoca, in quel periodo storico, cioè di scivolare nella colpa senza deciderlo, di essere vittima, inizialmente proprio perché vittima del male diventare complice del male, che è una delle mie ossessioni. Come si può diventare complice del male senza sceglierlo? È una cosa, è un'ossessione, è un'ossessione probabilmente anche perché io sono nata in un territorio che è la Calabria, che è un posto in cui è eh, facilissimo come dire, non essere eh, come dire, essere considerati complici semplicemente perché non si è eroi perché, perché non si decide di denunciare eh, quelli che ti chiedono il pizzo non so come dire, allora ehm, qui io sono partita da una cosa anche qui molto specifica e cioè il fatto che c'erano dei bambini che sono stati allontanati dalla loro terra per salvarsi per salvarsi dalla guerra, che sono venuti in Italia nel 92, nel luglio del 92 per scampare alle bombe. E però è vero che si sono salvati, ma eh, in questa salvezza c'è stata una perdita enorme. Perché loro hanno perso la loro identità, la loro cultura, la loro lingua, ma soprattutto hanno perso le loro madri. Perché alcuni avevano delle famiglie e sono stati messi su questo. Pullman, con i genitori che dicevano: Ma tanto saranno pochi mesi, perché le guerre sembrano sempre guerre lampo all'inizio, poi invece durano anni eh, e sono guerre eh, che logorano eh, i civili. Eh, ma, ma poi c'erano anche i bambini dell'orfanotrofio che già erano stati abbandonati, eh, ma che avevano. Nonostante vivessero le orfanotrofie, avevano dei rapporti con le loro madri, almeno prima dell'inizio della guerra. Poi, con l'inizio della guerra, diventava difficile per questi genitori andare a trovarli e quindi non è stato possibile avvertirli. Quindi, questi bambini sono venuti in Italia senza sapere se i loro genitori erano vivi o morti e non l'hanno saputo per tutto il periodo della guerra e anche dopo, per anni. Cioè, alcune di queste persone hanno ritrovato le loro madri dopo vent'anni. Ecco, io sono partita da lì, dal fatto che se da bambina, a 10 anni, a 9 anni, mi avessero detto adesso tu ti vai a salvare ma non saprai che fine fa tua madre, io avrei detto io voglio rimanere con mia madre, non mi voglio salvare. Quindi parto davvero da una cosa molto piccola, che è proprio perché è specifica e universale. E attorno a questo però ricostruisco tutto quello che l'ha determinata. Cioè ciascuno di noi esseri umani è determinato geograficamente, e storicamente e socialmente dal, e anche dal punto di vista del genere, dal punto di vista eh, dell'etnia. Quindi cioè, nessuno di noi è libero dalla storia con la S maiuscola. La storia con la S maiuscola determina la vita privata e intima di ciascuno di noi e siccome io parto da questo, per me questo è veramente eh, come dire, molto a fuoco nella mia testa. Eh, Arrivo a scrivere dei romanzi dove la storia con l'S maiuscola è molto importante, ma perché parto da qualcosa che invece è molto privato, e cioè il fatto che per un bambino sia difficilissimo strapparsi alla propria madre. Poi il motivo per cui arrivo a interessarmi di queste storie lo scopro. Dopo aver scritto il libro, non so se, se capita così anche a te, cioè a me capita di essere attirata da, da, da qualcosa, in questo caso un articolo di giornale come nelle assaggiatrici che leggo e c'è qualcosa che, che mi attira in maniera irresistibile verso quella direzione, non so perché, faccio anche resistenza cioè inizio a studiare, studiare eh, cercare le persone come avevo cercato Margot Volk nel caso delle assaggiatrici e quando l'ho trovata purtroppo lei è morta, ecco in questo caso questi ragazzi che ho cercato per fortuna erano vivi ho parlato con loro, sono degli adulti sono dei miei coetanei quindi ho parlato con loro, ho studiato, visto Film, ho letto poesie, o, eh, eh, però per un anno e mezzo ho anche pensato che forse non l'avrei scritto questo libro, perché devo sempre, comunque, c'è sempre una specie di corpo a corpo fra me e questa idea di scrivere il libro, perché penso, ma chi è che lo vuole leggere? Io ne frego qualcosa a qualcuno, perché lo devo scrivere, cosa c'entro io con loro? E invece poi. Anni dopo, perché questa idea io l'ho avuta nella primavera del 2019 e il romanzo è uscito a gennaio di quest'anno, capisco che cosa c'entrava con me. Eh, sono molti motivi per cui c'entra con me, ma in realtà sono molti motivi per cui c'entra con tutti gli esseri umani. È impossibile prescindere dalla guerra perché la storia umana è una storia di guerre e anche se noi in Occidente, in Europa, più che in Occidente a un certo punto ci siamo sentiti al riparo da questo, in realtà non è vero, questa guerra è stata rimossa, tra l'altro, cioè quando è scoppiata la guerra in Ucraina e io continuavo a fare presentazioni delle assaggiatrici nei licei non solo eh, i ragazzi, gli studenti, ma anche i, i docenti mi dicevano: eh, dopo la seconda guerra mondiale c'è di nuovo una guerra nel cuore dell'Europa. E io dicevo, ma come dopo la seconda guerra mondiale? È durata dieci anni quasi la guerra nei Balcani. Quindi eh, rimozione, sensazione per la mia generazione cresciuta anche proprio con il mito del, dell'Europa Unita. Noi alle elementari ci facevano fare i gruppi di lavoro sull'Europa Unita. C'era Cristina D'Avena che cantava la canzone dell'Europa Unita. Eh, eh, ci sentivamo al riparo dalle guerre, come se ormai fossimo diventati immuni, invece non è vero. E eh, 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 la guerra è la rappresentazione assoluta, più evidente, proprio più, 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 più incontrovertibile di quale ingiustizia rappresenti l'esistenza stessa, cioè di quanto eh, l'esistenza sia una mancanza di senso all'origine. E, 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 e l'elemento probabilmente più forte ehm, del romanzo e più universale ha a che fare proprio con questo strappo, cioè questi ragazzini, questi bambini sono strappati alle loro madri, sono strappati alla loro terra, sono strappati alla loro origine, ma tutti noi siamo strappati alla nostra origine. Esistere significa essere strappati all'origine, perché siamo strappati appunto al corpo di nostra madre. Quindi la prima esperienza che noi facciamo di esistenza è lo strappo, è la separazione. E questa cosa qui è una ferita che in qualche modo, mh, come dire, non so se non si ricuce, di sicuro è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Beh, ci sono avete già capito che nel libro ci sono tantissimi temi, ci sono moltissimi personaggi che sono soprattutto bambini che crescono, di cui noi seguiamo il percorso accidentato. È sicuramente un libro sull'identità, sul chi siamo e chi diventiamo, chi scegliamo di essere. Quindi questi ragazzini nel momento in cui arrivano in Italia hanno dei percorsi anche identitari molto diversi. C'è Omar che spera di ritrovare la madre che probabilmente ha perso per una granata, così all'improvviso. Ecco, è molto forte il modo in cui Rosella riesce a spiegare i momenti in cui qualcosa ti cade addosso e all'improvviso sta succedendo tutt'altro. Cioè, tu stavi facendo un'azione comune molto piccola, e all'improvviso è interrotta dall'arrivo di un oggetto che ti viene lanciato addosso, che scoppia e distrugge non solo quel momento ma tutti i momenti futuri che tu avevi immaginato nella, nella tua vita e questa è una cosa che lei riesce a raccontare benissimo. Quindi c'è Omar che ha vissuto proprio questo momento di strappo che è... Il, un bombardamento che ha colpito la madre, ma c'è cioè Nada che ha una madre che la ritrova dopo un po' e che, però, è una donna che si prostituisce e che, che ha una colpa importante nei confronti di questa bambina, che ovviamente non vi diremo perché va scoperta nel libro, fa parte dell'identità di Nada, è un doppio strappo in qualche modo, una doppia ferita che le appartiene. E poi c'è Danilo e devo dire che sul personaggio di Danilo e, e il rapporto con la madre, questa madre che all'inizio non viene menzionata molto, ma c'è, eh, vi invito a cercare il dialogo molto forte che c'è all'interno del libro tra Danilo e la madre, perché Danilo eh, è un po' più grande degli altri ragazzini, aveva 14 anni e quando arriva in Italia praticamente vuole dimenticare del tutto. Vuole essere un ragazzino italiano. Si vuole, la madre e la sorella riescono ad arrivare. Lui vuole avere la fidanzatina. Non vuole avere a che fare con, con la sorella balbuziente, traumatizzata. Non vuole eh, parlare. Del, vuole che il padre rientri come se fosse una cosa normale. Ecco questo scambio col materno. Secondo me è veramente il centro, un po' il fulcro, il cuore caldo. Perché, come dici tu, è, è molto universale. Questo libro perché parla di qualcosa che noi possiamo vivere in una piccola misura, ma che poi se ci guardiamo intorno accade costantemente. Se pensiamo anche alle migrazioni, a chi arriva in Italia oggi non voluto, no? questo anche, chi viene accolto e chi viene scacciato. Ecco, volevo chiederti su questo anche, come racconti l'Italia e questa accoglienza e questa ambiguità del, del, dell'identità. Eh, mi, mi è stato anche questo molto interessante per me perché, eh, come dire, l'ho scoperto man mano che, che scrivevo il libro, cioè questi ragazzi nel luglio del 92 sono trasferiti in Italia e vengono accolti da due istituti, eh, un istituto a Monza, un istituto a Rimini, che sono due istituti religiosi, sono due istituti cattolici e pensate che la maggioranza di loro sono musulmani, per esempio, e quindi, mh, come dire, queste suore... Eh, che eh, fanno del loro meglio, ma il, il loro meglio non, non può prescindere diciamo, dal, dal cattolicesimo e quindi i, questi bambini li portano in chiesa, eh, insegnano loro quello che per loro nel loro senso comune, nel, nella loro mentalità è normale, giusto, senza preoccuparsi eh, probabilmente dello scarto eh, appunto identitario, culturale che c'è fra questi ragazzi eh, e dei ragazzini italiani. E, e, e ugualmente a un certo punto alcuni di questi eh, bambini eh, profughi, di questi piccoli rifugiati, verranno dati in affido. Ehm, dopo la guerra, perché... Nella realtà si è deciso eh, dopo la guerra di non riportarli a Sarajevo, cioè quelli che avevano delle famiglie si sono eh, riuniti in quelle famiglie o perché sono tornati a Sarajevo nelle loro famiglie, o perché le loro famiglie hanno deciso a un certo punto di venire in Italia o si sono trasferiti altrove. Ma i bambini dell'orfanotrofio dei quali non sono stati ritrovati eh, dopo la guerra i genitori, eh, come dire, l'unica soluzione sarebbe stata prenderli e portarli di nuovo in un orfanotrofio bombardato. In una Sarajevo eh, fredda, con, dopo, come dire, che era finita la guerra, ma come dire, le conseguenze della fine della guerra non finiscono il giorno dopo che viene firmata la pace di Dayton. E, e quindi la decisione del Tribunale dei Minori di Milano è stata quella di tenerli in Italia e di darli in affido, questo ha creato un problema fra la Bosnia e l'Italia e alcuni di questi eh, ragazzini che oggi appunto sono degli adulti eh, sentono che allora è stato fatto un torto cioè che, che è stato fatto un torto allora ai loro genitori perché loro dovevano poter ritornare nella loro terra, si sono sentiti come sequestrati qui in Italia però ovviamente il, il responsabile del Tribunale dei Minori di allora Ora ti dice, ma io come potevo mandarli allo sbaraglio, riportarli in un orfanotrofio dopo che invece avevano vissuto un altro tipo di esistenza in Italia? E questo ti dà la dimensione di come sia difficile operare il bene, perché non esiste il bene come categoria assoluta passepartout che va bene sempre, Esistono, eh, esiste la complessità degli esseri umani, esiste la complessità delle storie, dei vissuti e delle relazioni fra esseri umani, e quindi anche qui eh, i bambini che, hanno, che sono stati dati in affido. Io cerco di raccontare attraverso Omar e attraverso Sen, che è suo fratello, due modi molto diversi di, di, di reagire. Sta arrivando i Giaba, Facciamola venire, poverina, che non... Da I Giàba, vieni Un da applauso noi. Applausi per i Giaba che ce l'ha fatta assolutamente. <ride> il traffico purtroppo l'ha fatta arrivare in ritardo ma noi l'accogliamo prego vabbè eh. Intanto che Giaba si siede continuo. E, no, diceva appunto, eh, Sen e Omar sono due fratelli, sono, mh, come dire, non coetanei, però insomma, mh, Sen è due anni più grande di Omar, vengono dalla stessa famiglia, hanno avuto quindi le stesse esperienze, lo stesso trauma, lo stesso vissuto, sono entrambi cresciuti in un hanno vissuto la guerra, sono entrambi partiti, però la reazione che loro hanno all'affido è molto diversa. Omar non può in nessun modo accettare di avere una madre che non sia sua madre, la sua madre biologica. Per lui è una forma assoluta di tradimento che non può, eh, non può operare contro, contro sua madre. E mh, lui, eh, come dire, sa, sa che quella madre italiana in realtà è migliore di sua madre, sa che quei genitori italiani sono migliori dei suoi genitori biologici. E questo. È Ancora più straziante per lui, cioè prova come gli fa provare una forma di pena, di pietà per i propri genitori, che ha un sentimento appunto insopportabile. Eh, Sen invece vuole diventare italiano, vuole farsi la comunione, vuole farsi, vuole farsi battezzare perché gli sembra quasi che in questo modo sarà più vicino, gliene frega niente della religione, vuole semplicemente essere più simile ai eh, suoi amici italiani. E poi dice magari questa cosa che io mi, mi faccio battezzare con, con, con coscienza, sembrerà un un po' più sensibile davanti alle ragazze italiane, cioè, forse poi invito qualcuno a una festa, cioè, gli sembra quasi un modo per flirtare alla fine, ecco lui vuole in qualche modo emanciparsi della sua condizione, allora queste due reazioni diverse sono due reazioni possibili, l'idea che noi abbiamo che appunto fare del bene significa che l'altro che lo sta ricevendo lo riceve come bene, non è vera, eh, ricevere anche l'amore non è una cosa immediata per chi è segnato da, da un trauma o da vari traumi. E, e, e tra l'altro, mi cito sempre questo mh, libro bellissimo di Anna Arendt, eh, che è noi Rifugiati, che è un testo del 1943. Che tra l'altro io ho letto dopo aver finito di scrivere, mi limitava da amare te. In cui ehm, Anna Arendt dice una cosa che può sembrare controintuitiva, cioè lei dice: Se ci aiutano, ci sentiamo degradati che quindi dice ma come ti aiutano e ti senti degradato e dice ci battiamo furiosamente per avere un destino individuale con un'esistenza privata ed è qualcosa che provano anche i personaggi di questo libro a un certo punto Dani lo dirà abbiamo diritto anche noi a un dolore privato come dire non siamo per forza soltanto quella categoria anonima che voi chiamate i profughi o le vittime di guerra o come si possono chiamare i migranti che eh, come dire, è una categoria che eh, mh, come una categoria anonima in qualche modo sottrae umanità sottrae individualità appunto come la chiama Anna Arendt alle singole persone che fanno esperienze di quella tragedia e quella tragedia è qualcosa che ha a che fare con il loro privato, con la loro intimità con una lacerazione della loro intimità grazie Rosella allora grazie. farei un, un, un applauso allora, io avevo immaginato in realtà delle domande ponte, perché questi due libri, senza saperlo, si parlano moltissimo. Sono due libri che parlano di guerra, di conflitto, sono due libri che parlano di identità, che parlano di esilio, che parlano di diaspora, sono due libri che parlano del materno, di famiglia. Ehm, Cassandra Mogadiscio è un memoir, ma un memoir romanzo, scritto in seconda persona, in cui Ijabba Shego racconta le vicende della propria famiglia eh, legate alla Somalia e legate alla città di Mogadiscio e alla guerra civile che in più fasi continua a essere presente nel paese. Lo fa da una posizione eh, in realtà non così inaspettata perché lo fa da italiana, lo fa da romana, eh, proprio perché eh, molte persone, eh, do, visto il periodo coloniale italiano che viene spesso rimosso e dimenticato, eh, in realtà sono italiane eh, nonostante siano nate e cresciute magari in Somalia oppure han, sono venute poi in Italia, hanno fatto nascere qui eh, il loro Figli. Quindi c'è un intreccio di storie, ma anche di rimozioni, di, uh, di non detti, di cose che non, sono, che non si vogliono guardare, ma anche uh, del modo in cui si parla delle altre nazioni, del modo in cui le si degrada, uh, tu ne parli appunto dicendo la Somalia come una nazione fallita, uh, oppure uh, la Somalia come un insulto che viene uh, utilizzato uh, dai media, ma anche dalle, dalle persone. Ecco, è un, è un libro molto forte che sia stato anche molto difficile da, da scrivere, perché attraversa la storia della tua famiglia. Io volevo partire come parti tu, eh, con una parola, chiedendoti di raccontarcela, non so se la pronuncio bene, quindi tu in caso mi correggi, che è Giro, eh, proprio perché è la parola, è un libro molto dedicato al vocabolario, alle parole. Uh, alle parole somale uh, alle parole italiane uh, e anche ai nomi all'importanza del ridare i giusti nomi alle persone uh, e alle cose acceso vero allora buonasera a tutti e a tutte sono molto contenta di ritornare qui perché l'ultima volta Pochi mesi fa ehm, ero venuta a parlare di Pasolini con delle classi. Abbiamo parlato della street art e dell'uso. No? Loro non avevano nemmeno ancora visto la faccia di Pasolini. Quindi è stato molto interessante per me parlare di questo grande autore. E da romana. Sono arrivata in ritardo. <ride> eh, a volte è me meglio prendere i mezzi pubblici, <ride> io prendo sempre i mezzi pubblici e nella, nel caos. E il giro è anche questo: quando ti sei imbottigliato nel, nel traffico. Però a parte scherzi, io ho voluto scrivere questo, questo libro. Eh, per fare una cosa molto semplice, ehm, fare una fotografia della mia famiglia diasporica. Perché molto spesso qua, si parla di rifugiati ehm, come se fossero dei corpi estranei, degli ectoplasmi, ehm, eh, come se non fossero dotati di vita, di intimità, di, di paure, di desideri. E ehm, allora eh, poi soprattutto c'è questa. Mh, fase diasporica no? che mh, uno vive in tanti posti del mondo però con un'idea fissa quella del paese di origine che hai perso che riproduci in molti modi con la gastronomia, con la lingua con gli affetti affetti che sono completamente sfilacciati la mia famiglia vive veramente ovunque, dal Minnesota a Nairobi, al Cairo, a Stoccolma a, in Germania in Italia, a Roma a Faenza a Verona, ad Addis Abeba, a Manchester, a Bristol. E quindi in un certo senso come facciamo a volerci bene? Perché poi è un libro molto di, di amore questo e di cura. E, e lo facciamo attraverso le tecnologie. Prima c'erano i telefoni a gettone e mi ricordo, e, detto, e lo descrivo nel libro Mia Madre, che e appunto registrava queste audiocassette poi mi chiamava, diceva saluta tua zia io questa zia ancora non l'avevo mai vista e, e poi piano piano le tecnologie fino alle app whatsapp o messenger telegram e hai l'illusione di poter toccare l'altro infatti questo libro è dedicato ed è diretto a mia nipote Soraya, che vive in Canada, quindi veramente atlantico, e parla un'altra lingua, e effettivamente il giro è questo, no? eh, raccontarle cosa è successo a questo paese, che è un paese che molte volte è preso come mh, esempio negativo, la somalizzazione del conflitto, ah, questa guerra è un'altra Somalia, è stato fallito, in realtà... È una storia complessa quella della Somalia, non è solo colonia un colonialismo, sono almeno tre, eh, italiano, britannico e russo. Oggi ci sono altri colonialismi in Somalia, del Golfo Persico e Turchia, e quindi è veramente una storia molto complessa di tante fasi storiche, di una lunga dittatura militare e di 30 anni e passa di guerra civile. Ed è interessante no, il collegamento sugli anni 90, perché io penso sempre a questo sfasamento, qui questo racconto a Soraya nel libro, lo sfasamento temporale che io vivevo a 16 anni quando scoppia ufficialmente, perché le, le guerre scoppiano un po' prima, poi scoppiano ufficialmente e, e non finiscono mai, perché comunque o te le porti addosso o veramente la situazione di perenne disastro continua. La Somalia ha un... io la definisco sempre come la canzone di Vasco Rossi, come verso quell'equilibrio sopra la follia, perché... In realtà esiste un equilibrio di guerra: esiste in ex Yugoslavia, esiste in Ucraina, esiste in Siria, esiste in Afghanistan. E però è una follia totale perché la guerra è una follia totale. E, e, e quindi io racconto quel momento in cui a 16 anni scoppia la guerra civile, o almeno io me ne accorgo, e mia madre, mia madre scompare. Per due anni in questa guerra civile e non è come oggi che tu potevi parlare con la persona, eh, almeno c'erano i cellulari, oggi ci sono i cellulari satellitari. Non c'era nulla, il silenzio più assoluto. E per un adolescente era molto pesante questo, era quasi. Io penso di essere andata in tilt in mille modi e quindi. Quel giro, quello stress post-traumatico che ho provato, ho tentato di raccontarlo. E soprattutto per me il giro è anche uno sfasamento temporale. Lo sfasamento temporale che provavo a 16 anni, che a volte provo ancora, di vedere intorno a me, e poi Rosella tu mi dirai: gli anni 90 erano anni molto ottimisti per l'Occidente. Uno basta ricordarsi le serie tv, Friends o cose del genere, no? E io nel libro cito Nick Cameron, Whitney Houston, no? I ritmi. E, e, e in realtà, però, questo, il muro di Berlino che era caduto, e, um, Fukuyama che dice che era finita la storia. In realtà comincia un'altra storia, ci sono tantissime guerre, l'ex Yugoslavia, la Somalia, l'Algeria di cui uno non si ricorda mai e Ruanda con il genocidio, l'Iraq, quindi in realtà sono anni molto pesanti e quindi io sentivo nel, nel, proprio nel mio corpo uno sfasamento proprio di vivere questo tempo di guerra mentre intorno a me tutti vivevano il tempo della pace, quindi nel libro tento, di spiegare questo a mia, a mia, a mia nipote e di, di spiegare ad amatissima che è Soraya cosa, cosa succede, cosa è successo ai somali un po in tutte le che vivono oggi in tutte le latitudini e un po' cosa succede ai rifugiati che scappano e, e, e perdono il paese d'origine. Stavamo appunto parlando di, di questi temi anche con Rosella, devo dire che eh, veramente c'è un filo che lega e quindi anche a te voglio provare a chiedere, una delle personaggi ovviamente centrali è, è, è tua madre. Uh, e secondo me il libro è attraversato uh, proprio da questo rapporto con il materno, ma anche con il corpo della donna, cioè uh, imparare uh, com'è il corpo di una donna uh, che ha vissuto delle mutilazioni, come l'infibulazione, e raccontare questa cosa a chi uh, a, a, riesce a non, uh, a non avere questa cosa nella propria vita. Uh, e quindi. È una grande riflessione anche, secondo me, sull'eredità eh, dei corpi, cioè anche quei corpi sani, in qualche modo, che non hanno subito, è come se vadano ereditando poi, in qualche modo, eh, quello che è capitato alla madre o alla nonna, eh, è come se si tramandasse. Uh, questo collegamento, uh, e però c'è la necessità di spiegarlo. Ecco, volevo uh, chiederti qualcosa su questo: proprio sui corpi delle donne che racconti e, e come questi corpi riescono a stare nel conflitto e anche a sopravvivere al conflitto, pur portandone addosso i segni. Allora. E io per scrivere questo libro in realtà non è la prima volta che tento di avvicinarmi alla biografia, infatti la chiamo biografia in movimento perché in un certo senso ho anche biografia linguistica perché parlo molto delle lingue della diaspora e delle lingue della mia famiglia diasporica. Perché non è facile parlare di se stessi. Io non so se è un memoir alla fine, io penso che è un libro a frammenti e, proprio nella frammentarietà eh, della, della struttura stilistica che ho scelto per, per scrivere questo libro, io ho tentato di proprio rifotografare la diaspora, perché noi siamo frammentati effettivamente. E la cosa che io ho, mh, ho cercato appunto di fare è intervistare mia madre. perché non è facilissima la cosa, non è stato per niente facile. Il senso che mia madre è una chiacchierona, però su delle cose ha proprio ha messo il no comment. No? Sul, io non so bene cosa gli sia successo in guerra, perché non l'ha veramente raccontato. Quindi io ho usato un po' il metodo che mi ha insegnato Alessandro Portelli, che è quello appunto della, della storia orale, quella che lui ha usato per... Uh, per indagare sulle fosse ardatine, l'ordine è già stato eseguito, è stata una grande scuola quella di Sandro Portelli e, e, e ho capito che dovevo raccontare i silenzi, che dovevo raccontare i non detti, che dovevo raccontare i gesti. Infatti, nella copertina di questo libro c'è mia madre, è una foto di archivio. Paradossalmente, noi in Somalia, io dico un noi esteso, sono un noi italiano e un noi somalo perché mi sento tutte e due le cose, e in Somalia si, si è perso tutto. Non ci sono quasi archivi. Pochissimo è rimasto in piedi e, e molto della storia somala è negli archivi italiani. Infatti questa foto l'ho trovata perché mia mamma mi raccontava che era andata da piccola, insomma da giovane, alla Fiera di Milano a fare stare in uno stand, eh, a dare il, il caffè non era il caffè, era il tè al Presidente della Repubblica Gronchi, lo dice anche con molto orgoglio. Io ero lì è arrivato il Presidente della Repubblica, quindi mi sono detta: chissà se c'è una foto, chissà se le hanno fotografate. Allora io mi fratello ci siamo messi alla ricerca, oltre a mia madre ho trovato pure mio padre e ho trovato anche tanta altra gente che, che conosco, quindi è, è incredibile quanto l'Italia custodisca del corno d'Africa e custodisca soprattutto della Somalia e questa è una, sempre una cosa molto forte e quindi come ho fatto a avvicinarmi a questo corpo femminile che è mia madre e l'ho osservata molto e ho osservato il gesto che trovate in copertina che è quello del cucire cioè lei cuce, cuce delle babbucce la, le mostra questa donna italiana bellissima che assomiglia a Mariangela Melato ma non è Mariangela Melato e è proprio an donna anni 50 sono due donne degli anni 50 e, mh, e lei cuce que è quello che ha sempre fatto eh, gliel'hanno insegnato le suore italiane a Mogadiscio non l'ha mai smesso in realtà però cuciva per necessità prima ho cominciato a cucire per passione, per desiderio, dopo la guerra, cioè la guerra, io, questo dopo la guerra non esiste perché la guerra non è mai finita, però quando torna in Italia dalla guerra civile, e, e lì ho capito che raccontare il femminile lo puoi fare soltanto attraverso i gesti, attraverso anche la quotidianità dei corpi, attraverso anche il racconto, io a un certo punto racconto uh, a mia. A mia a mia nipote della mia premenopausa per dire, no? Perché racconto veramente tutto, mi metto a nudo per lei e soprattutto racconto del momento in cui queste due vite, scusatemi, in queste queste due vite si incontrano, perché mia nipote ha fatto un film. E uno solo però eh, perché poi non ha voluto fare l'attrice lei adesso um, restaura mobili se, se è laureata in scienze motorie è, è tipo un vulcano però ha fatto un film che potete vedere su Amazon Prime, ogni tanto Canale 5 pure lo fa, che si chiama Sfiori del deserto ed è su una modella somala che ha combattuto contro le mutilazioni dei genitali e mia nipote fa lei da piccola E però paradossalmente facendo la vita di un'estranea Entra nei panni di sua nonna era pastore, quindi a me questa, questa convergenza delle due vite mi ha molto colpito nei gesti della finzione cinematografica che però erano anche i gesti della realtà di mia madre e quindi comincio a raccontare queste due donne comincio a essere quello che dico nel libro una tour juvane tra, tra appunto questo futuro che è Soraya e questo passato presente che, che è mia madre e, e per raccontare mia madre mi hanno aiutato anche molto i miei fratelli perché poi vi Dico solo questo: mia madre ha vissuto tante vite: è stata una pastora, è stata una donna, del, una ragazza degli anni '50 che ha vissuto sotto l'amministrazione fiduciaria italiana. È stata una moglie, ma è stata anche una donna molto indipendente. Che quando ti parla del primo luglio, del momento in cui la Somalia diventa indipendente ne parla con un orgoglio, no? quel momento della decolonizzazione africana è incredibile, poi è stata la First Lady perché mio papà è stato un politico, e però loro poi hanno perso tutto in un giorno e mezzo, quindi mia mamma è diventata una rifugiata e poi è diventata una reduce di guerra, quindi è, è, è tante cose e in effetti quelle, in quelle tante cose... Era, per me era necessario raccontarle, no, ma non solo come omaggio a lei, per far vedere la resilienza dei rifugiati, cioè di come tu hai avuto una vita follemente piena di cose e poi devi ricominciare da capo, però non, non ti abbatti, continui e quindi cuci quella tua vita del passato con quella del presente. Questa cosa del cucire diciamo, è il leitmotiv di tutto il libro, poi chiaramente non c'è solo mia madre, però... C'è questo femminile molto forte, che è madre, che è zia, che è maestra, eh, che è vita. Mi piace molto, Mi piace molto questa suggestione del cuscito. Uh, mh, proprio perché una delle mie artiste contemporanee, lei non c'è più, ma insomma mia preferita è Maria Lai, che penso insomma conoscete, e che ha proprio lavorato sul tramare, perché fin dai miti greci il modo per raccontare le storie delle donne o per sovvertire uh, l'ordine di come stava accadendo gli eventi era proprio il, il tramare, il cucire, l'ordire eh, e poi ovviamente questo è un vocabolario che poi appartiene eh, anche alla scrittura. Allora io volevo chiedervi perché vorrei che fosse un po', visto che siamo qui per un gruppo di lettura e anche per eh, eh, la vostra votazione futura, oltre che la presentazione, chiaramente io non vi dirò di votare delle donne, però mh, insomma voi fate voi, ecco fate voi poi. E, tra le righe, fate voi, cos'è vostra coscienza, visto che sono bravissime. Ma fate voi. C'è qualche domanda, intanto, qualche curiosità, qualcosa che abbiamo. Guarda, se riesci a venire qui, passando magari. Vai. Ok, prego. Salve a tutti libri interessantissimi, più si ascoltano i racconti di chi li ha scritti e più ci si appassiona. Volevo chiedervi a entrambi, se dovesse indicare una categoria, un genere, se possibile, per, uh, per i vostri romanzi, ehm, dove li, sì, li collocareste? In una narrativa storica o in un um, genere tipo libro di memorie, memorialistica. O entrambi. Rosella? No, sicuramente non memorialistica nel mio caso, perché io scelgo proprio di fare il romanzo, quello classico, tradizionale, romanzesco, con, tutte le, con tutti i crismi del, del romanzo, diciamo così, con tutte le caratteristiche proprio della narrazione romanzesca. E, è sicuramente un romanzo storico, perché eh, come dire, qualunque cosa che non racconti il presente diventa un romanzo storico, però mh, mh, lo è, i, i miei romanzi storici le assaggiatrici e questo ma forse in fondo anche l'estate che perdiamo Dio che è inventato negli anni 80, gli anni 80 ormai eh, vanno a far, cioè sono storico come questi sono inventati negli anni 90 eh, lo sono accidentalmente cioè non lo sono come, come obiettivo come intenzione ma mh, lo sono nella, mh, perché come dicevo prima raccontare l'umanità, cioè raccontare gli esseri umani e raccontare anche le relazioni, raccontare eh, l'intimità anche degli esseri umani non prescinde per me della storia, cioè la storia eh, della mamma di Jabba che è la storia di un singolo individuo, cioè di, di, di una eh, persona che ha attraversato appunto la storia con l'S maiuscola è determinata fortemente da quello che è accaduto nella storia con l'S maiuscola da quello che è accaduto in Somalia e quindi raccontare le relazioni di questa donna non può prescindere dal raccontare che cosa è stata la Somalia, a me è piaciuto molto eh, nel romanzo di Giaba, eh, quando appunto tu racconti che fai vedere il film a tua madre, il film di tua nipote, e mh, eh, questa nipote che sta interpretando una donna che ha vissuto appunto il problema, ha vissuto eh, la, la tragedia, la, la, la violenza dell'infibulazione, e che poi a un certo punto sta per subire un altro tipo di violenza, ecco, la madre che l'infibulazione l'ha avuta sul proprio corpo non riesce ad accettarla se la vede sulla nipote. cioè è, è, è bellissima questa cosa qui: che qualcosa che tu hai vissuto è, è più doloroso se visto eh, sul corpo di qualcun altro che tu ami, ma tu sei quella che l'ha vissuto veramente. Questa cosa qui mi ha molto colpito e ha a che fare moltissimo con il senso dell'eredità e ha a che fare moltissimo con il senso, appunto, dell'amore, dell'amore fra le persone, è a che fare con. I singoli individui e le loro relazioni. Quindi, non saprei dire: questo per, per tornare alla, alla sua domanda, non saprei dire se questo è un romanzo storico. Per me, è un romanzo, un romanzo tout court che, come tutti i romanzi che si propongono di fare il loro mestiere, indaga la condizione dell'umano. È una, domanda, è una domanda difficile perché per, tanti, per tanto tempo eh, io e tante mie colleghe penso che a, razzializzate, quindi penso a Cristina Alifara, Gabriella Germandi, Giara Khan, Esperanza Cusimana siamo state messe in una categoria a Parte, proprio come se ci fosse un apartheid letterario, letteratura della migrazione. In realtà, siamo letteratura italiana, quindi, per me era mo, è molto, molto importante proprio combattere per dire che questi libri fanno parte della letteratura italiana. Infatti, quando ho visto i no, libri Bompiani. C'è scritto narrativa italiana, è favolosa, già questo mi colloca <ride> nella lingua, no? Perché a volte ci hanno anche sbalestrato fuori dalla lingua. E devo dire che ehm, sì. Io, io sono una persona che lavora con la storia, e, e come, come Rosella, e mi definisco anche storica orale perché appunto applico sempre questa metodologia nei miei libri. Quindi, sì, se sì, devo proprio scegliere un genere, il genere storico, ma penso che molti dei nostri libri sono attraversati dai generi, no? perché diventano tante cose, sono romanzo, sono memoria, sono storia, eh, a volte sono anche mh, frammenti haiku, no? quindi veramente oggi come oggi penso che sia molto difficile catalogare qualche cosa e, e forse la cosa che dobbiamo cercare è quello che gli arabi chiamano al hurriya la libertà, quindi la libertà anche dal genere fuori, da ogni genere. Grazie. Prego. Sì, grazie. Allora, eh, la domanda è solo a Giaba perché ho letto il suo libro e non ho ancora avuto il tempo di leggere l'altro. Giaba, ti volevo chiedere, ero molto curioso. No? Siccome eh, tu parli molto di questo m, passaggio importante eh, diciamo, di trasferire no? l'esperienza. Diciamo, pregressa alle nuove generazioni, quindi questo passaggio intergenerazionale. Ero curioso, nel tuo libro, ecco, questo rapporto che hai con Soraya, con la tua nipote, eccetera, no? eh, diciamo, è bellissimo quello che tu fai, l'operazione che compi. Eh, ero curioso di capire eh, la, le sue risposte, diciamo, a, a questo, no? perché eh, è veramente, diciamo, nel ruolo di genitoriale, cioè io mi sono molto immedesimato nel tuo libro perché da genitore si ha fatica come tutti i genitori a raccontare le esperienze vissute eh, più o meno, diciamo, caratteristiche di ogni famiglia, ma eh, sappiamo che le generazioni nei passaggi generazionali compiono dei salti, diciamo, So, anche questi tecnologici, eccetera, che li trovano molto disattenti all'attenzione del racconto orale no? di cui tu parli. Allora ero curioso di capire anche se la tua nipote Soraya, diciamo, di questa tua operazione che hai, compiuto, che hai fatto, diciamo, che, che cosa dice, insomma che nel libro io non l'ho ravvisata e te lo chiedo così apertamente. Grazie, comunque, mi è piaciuto molto. Um, come Christa Wolf dovrò fare le premesse a Cassandra Mogadiscio perché lei a un certo punto anzi le cose dirà Soraya su Cassandra Mogadiscio perché per adesso per Soraya è un libro orale perché lei non legge l'italiano ancora, eh, lo sta imparicchiando diciamo, però non, non lo legge e quindi fino adesso io gliel'ho raccontato il libro. Quindi abbiamo parlato al telefono su Messenger, lei è l'unica persona al mondo che usa Messenger per le chiamate, non so perché, quindi è rimasta a Messenger quindi lì e, e quindi gliel'ho raccontato, gliel'abbiamo raccontato un po' tutti. il papà eccetera e la cosa bella che mi sta succedendo perché i libri hanno un ritorno poi me lo dirà anche tu insomma è un ritorno sia pubblico perché appunto pubblichiamo i libri vanno in, in, in libreria io poi sono stata libraia quindi il, la libreria è proprio un luogo che conosco bene da tempo in memore però è anche un ritorno molto privato e è molto curioso per me quello che sta succedendo in famiglia, cioè stanno ri... mi stanno riparlando di altri episodi, come se mi dicessero: devi scrivere la seconda parte di questo libro. E ho alcuni cugini, soprattutto il cugino O, se l'è presa, perché io ogni volta, questa è la seconda volta che lo cito, eh, lo cito come cugino O. Perché mi piaceva proprio il suono. E lui mi dice: No, dovevi mettere il mio nome, diventavo famoso. <ride> e quindi no, è molto, è molto buffo quello che succede. Per ritornare invece alla parte seria della domanda sul ruolo genitoriale, io. Non sono madre eh, per varie vicissitudini che non vi dico, però eh, tecnicamente eh, sono zia e, ed, era, ed è una, un mh, questa, questo ruolo molto importante in Somalia perché ci sono due parole per dire zia in Somalo. Una è Havarir, eh, so, eh, madre piccola, che è poi un, un titolo di un grande romanzo di Cristina Alifara eh, che è italo, italiana e sommola come me, e, mm, scrive in italiano e, e poi l'altra è Edo. Io in questo caso sono Edo, sono una zia paterna che è un po' un'amica, una sorella, una no? complice ma è anche un genitore e quindi mi sono trovata nel ruolo di essere una tour juman una, una traduttrice su ponte per tante cose, cioè anche banalmente raccontare la storia coloniale. Che Qualcuno prima diceva è un rimosso, no? me lo dicevi tu, è no? un rimosso storico, ma non è un rimosso storico solo qui, lo è anche in Somalia, quindi è anche tra le famiglie diasporiche. Quindi per me era importante proprio cucire questi pezzi per lasciarli in dono a Soraya, che è il simbolo di tutti gli altri miei nipoti. Insomma ce ne ho parecchi. <ride> Allora, partendo dal... volevo fare quest'ultima, questa domanda, intanto parto con, con Rosella rispetto alla scrittura, mi interessa sempre ovviamente tornare al, alla parte artigianale, ecco, al lavorio che dura anni, che entrambe conoscete bene e a cui vi siete dedicate a cui avete dedicato tanto tempo per, per attraversare queste storie, recuperarle, deciderle, eccetera. Stavamo parlando appunto della scrittura in seconda persona, che non è una scrittura semplice, quella che sceglie eh, i cioè quella di parlare a un tu che è Soraya ovviamente, però poi diventa anche il lettore e la lettrice, poi diventa anche l'Italia, poi diventa anche la Somalia, un tu secondo me che, che accoglie, ecco, è un tu eh, che... che in cui ci si, ci si ritrova nel corso della lettura, senti di essere tu l'amatissima a cui vengono rivolte queste parole, a cui viene... Ecco, quindi questa è una scelta di stile e di senso, cioè c'è un senso dietro a questa scelta. E volevo chiedere a Rosella che invece sceglie, come ci ha detto prima, un, una scrittura tradizionale, però la sua è una terza persona che aderisce moltissimo, che si trasforma, è una terza persona che si trasforma nei corsivi, Uh, in cui assume delle prime persone, in cui si trasforma avvicinandosi moltissimo nei focus sui personaggi delle azioni più forti. Uh, ed è una terza persona che, in qualche modo, mentre Giaba si cala completamente perché è il suo io che racconta uh, a, un, a un tu le storie della sua famiglia, in questo caso sono tante storie che vengono raccontate cercando di guardarle senza voierismo, senza crudezza uh, e senza retorica. Ecco, sicuramente è un libro in cui la retorica è completamente assente, e questo secondo me è un, un grandissimo pregio. Ti volevo chiedere: che lavoro hai fatto sulla scrittura per questo libro? Cioè, qual, è, qual era il tipo di voce che stavi cercando e cosa c'è di diverso dagli altri libri che hai scritto? Ma intanto c'è cioè, di diverso che non so, rispetto alle assaggiatrici, le assaggiatrici era un romanzo in prima persona eh, perché eh, la cosa che per me era sfidante nelle assaggiatrici era provare a mettermi io, che, è, che sono italiana, che non ho vissuto la guerra, che non ho vissuto il nazismo, nella testa e nel corpo di una giovane donna tedesca degli anni 40, cresciuta sotto eh, il regime nazista. E, e, e secondo me la cosa più difficile che ho potuto fare in quel momento era provare a farlo in prima persona, cioè provare a trovare una voce che fosse credibile e, 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 che, e che fosse credibile. Come la, poteva essere la sua. Eh, e siccome non so, o c'è un po' di masochismo negli scrittori, o c'è il fatto che forse mh, anche per, eh, come dire, l'impresa ha, ha un senso se sposta, se ti sposta uh, verso avanti, eh, in avanti, lì per me era la cosa più difficile da fare, era quella, e quindi ho voluto fare quella. In questo caso io volevo scrivere un romanzo. Corale, perché i protagonisti principali sono tre, però poi hanno fratelli, sorelle, eh, madri, padri e, e ci sono tutti. Io volevo scrivere un romanzo corale che avesse tre eh, protagonisti che noi seguiamo per quasi vent'anni, volevo proprio vederli crescere, volevo che il lettore li vedesse crescere, che dicesse li ho conosciuti da piccoli e volevo raccontare, volevo che due fossero maschi perché. Essendo io una donna, e quindi, eh, essendo stata una bambina, una ragazza e poi una donna, non so come si cresce da maschi. E quindi per me era interessante provare a vedere come si cresce da maschi. E quindi l'idea era quella di raccontarlo in terza persona, proprio perché doveva essere un romanzo corale, ma con un punto di vista interno, focalizzato sempre internamente in alcuni personaggi principali: che sono appunto Nada, Omar e Danilo, e poi eh, Qualche volta sen a un certo punto in prima Ivo. Um, dopodiché, quello che vabbè, questo significa per me raccontarli in terza con il punto di vista interno, significa non soltanto stare nella loro testa, significa soprattutto stare nel loro corpo, cioè nelle loro sensazioni fisiche. E quindi la scrittura deve cercare di far sentire il lettore nel corpo del protagonista. Questo è eh, il mio obiettivo, sempre il più possibile. E quindi è una scrittura molto sensoriale, corporale, tattile, proprio olfattiva, lo so, è eh, sensoriale. Dopodiché, nelle varie letture che io facevo del romanzo, perché appunto io mh, scrivo, poi mi fermo, eh, lascio, mh, lo lascio il romanzo per un po', cioè lo devo lasciare andare perché devo eh, mettere una distanza ferma i romanzi e quindi poi rileggere, quindi rivedere tutto con cattiveria nei confronti del mio romanzo e quindi riscrivere, poi vado un po' avanti, poi di nuovo lo lascio, lo abbandono, poi dopo ritorno e, e quindi lo scrivo e lo riscrivo per tutti gli anni. In cui scrivo il romanzo. Allora, in queste ehm, riletture, a un certo punto io sentivo che la guerra di Bosnia non c'era abbastanza perché giustamente avendo io aderito al punto di vista dei bambini i bambini vanno via da Sarajevo e, 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 e quindi la guerra a un certo punto la, la vedono come gli italiani in televisione eh, sui giornali no perché non li leggono insomma in maniera non mediata anche perché anche loro appunto non sanno nulla dei loro genitori per tutto il periodo della guerra hanno difficoltà a parlare con loro attraverso i radio amatori riescono a parlare con loro ma in pochi secondi pochi minuti quindi però io sentivo che non era onesto non raccontare questa guerra e quindi mi sono molto arrovellata per capire come fare e a un certo punto io che non credo assolutamente nelle folgorazioni però ho avuto proprio la folgorazione notturna che sono questi corsivi? Che sono mh, mh, delle pagine extra-diegetiche, cioè sono fuori dalla narrazione e quindi possono avere una lingua che è diversa da quella della narrazione, perché la lingua della narrazione deve necessariamente aderire al punto di vista di questi bambini e quindi... Si modifica anche eh, alla, a seconda dell'età di questi bambini, ehm, consente delle riflessioni diverse a seconda dell'età in cui questi bambini e quindi anche forse. Eh, un linguaggio se vogliamo diverso anche se ovviamente siccome è un narratore esterno ma focalizzato è chiaro che non c'è mai eh, nessuno che parla come dire nell'imitazione del, del linguaggio dei bambini eh, che è una cosa che tra l'altro non, non, non saprei fare e non mi piacerebbe se, se non diciamo in un punto che non spoilerizzo eh, non spoilero, spoilerizzo questo eh. neologismo eh, mh, mh, allora diciamo che questi corsivi eh, raccontano tutti delle cose vere, che sono tutte realmente accadute. Nessuna, nessuno degli episodi raccontati nei corsivi che hanno a che fare con la ferocia della guerra è inventata, sono tutte storie vere, ma che sono raccontate da una voce che il lettore capirà solo a un certo punto eh, di chi è. E all'inizio il lettore dice, ma che cos'è questo? Un coro greco? Eh, non lo so, è, è, è Dio che guarda la guerra dall'alto, questo Dio in esilio e senza tenerezza di cui si parla per tutto il libro, che guarda il mondo dalla sua posizione comode al riparo? Che, che cos'è? A un certo punto si capirà di chi è questa voce e quello che mi hanno consentito di fare i corsivi appunto è di raccontare la guerra... Non dal punto di vista dei bambini, appunto perché era impossibile, da un altro punto di vista, che però riguarda fortissimamente e intimamente questi bambini perché loro sono in Italia perché c'è questa guerra e loro cresceranno con i segni, con, con le tracce, con le ferite di questa guerra nella loro vita, nei loro corpi, nelle loro esistenze. E mi ha consentito anche di potermi concedere dei giochi, diciamo così, delle, delle formule linguistiche ogni volta diverse. Cosa che non mi sarei permessa di fare nella narrazione perché mi sarebbe sembrato, come dire, l'autore che sovrasta il narratore e che secondo me è sbagliato. Quindi lì, allora, tu puoi trovare eh, la fiaba, eh, il tono della fiaba, che è una fiaba ovviamente oh, d'orrore, eh, puoi trovare la cronaca calcistica, puoi trovare... Ehm, il brano lirico evocativo, ehm, quindi diciamo c'è la possibilità di eh, giocare col, col, con la lingua e, e, e con le formule narrative ehm, e, e c'è la possibilità di raccontare la guerra in una maniera eh, quasi allucinata, quasi ehm, sì allucinata, di raccontare come la guerra Avvelena chi la racconta. Tant'è vero che a un certo punto questa voce che racconta arriva a chiedersi per chi le scrivo queste pagine io. Queste pagine che non sono cronaca, che non sono reportage, che, che sono qualcos'altro, che sono frammentare, che forse, forse vogliono somigliare alla letteratura. Chi lo sa che cosa vogliono essere per chi le scrive? E quella domanda per chi le scrivo queste pagine io, in realtà è anche la domanda che mi pongo io come scrittrice. Perché sto raccontando proprio queste storie, queste storie mh, di guerra, queste storie di dolore. Adesso poi la risposta magari non la do in questa sede. <ride> Ciao. Vorrei appunto chiudere sempre a proposito della scrittura. Uh, io sono in mezzo a due scrittrici che sono molto riconosciute anche all'estero. E che viaggiano molto all'estero, che si confrontano con tante, con tante realtà, con tante altre letterature, con un pubblico molto diverso e vi posso assicurare che è un'esperienza molto importante per noi rispetto a quello che scriviamo, anche vedere che effetto fa tradotto e parlato e raccontato in altri paesi. Prima dicevi una cosa secondo me molto importante, cioè il fatto che adesso c'è uh, ci sono anche delle nuove generazioni, uh, che stanno scrivendo, afrodiscendenti che stanno scrivendo e che scrivono nella loro lingua, cioè l'italiano, eh, e eh, iniziano a essere riconosciute, però c'è sempre il suo pericolo della ghettizzazione e consideriamo che già la scrittura delle donne si è dovuta liberare moltissimo dall'essere considerata una scrittura minoritaria, di settore. Eh, e quindi essere donna e scrittrice, perché poi eh, molte di queste voci, tra l'altro, sono delle voci che nascono da un tuo lavoro, eh, che è quello che è della, mh, mh, della pubblicazione per FQ di Future, che io ho letto qualche anno fa e che sempre vi, vi consiglio: di racconti appunto di donne afrodiscendenti che ha curato i Giaba e che è stato un po' il lancio per moltissime di queste autrici, il primo momento effettivo eh, di riconoscimento. Ecco. A che punto siamo, cioè, tu anche a che punto ti trovi eh, con la scrittura, e a che punto siamo, secondo te, eh, rispetto a, a come viene a, in Italia e anche all'estero, perché secondo me è molto molto diverso. Allora vi dico a che punto magari sono io con la scrittura, poi a che punto siamo in generale. e Io mi sono meravigliata di me quando ho scritto questo libro a parte che lo volevo uccidere molte volte, io ho questa tendenza. Eh, penso che scrivo male, dico: no, questa cosa non la devono leggere, la devo buttare. Poi arriva qualche familiare e dice: 'Lo salva' o qualche amico o amica. Quindi devo ringraziare loro perché <ride> appunto faccio questo mestiere, se no, io avrei fatto molto, molti disastri. Però, ecco, mi sono meravigliata molto della mia scrittura in questo libro particolare. Perché ehm, mi sono resa conto che è un libro della pandemia. Cioè, ogni, ogni tanto qualcuno si chiedeva cosa scriveremo in pandemia, cosa faremo dopo la pandemia, e io mi sono resa conto che durante il momento della pandemia. Ho intervistato mia madre e sono riandata a quel momento appunto della guerra. Cioè come se questo evento che ha sconquassato la vita di molti di noi e ci ha riportato a una distanza, una, una, una paura, una, una divisione proprio dei corpi, mi, mi avesse portato a desiderare invece quei corpi sempre di più. E, e quindi a fare quasi la lista della spesa, scusatemi, a fare quasi la lista della spesa, quindi in un certo senso eh, io sono in, questa, in questo mondo frammentato in questo momento, in questo mondo anche molto confuso che è questo mondo che stiamo vivendo, post pandemico, ma in guerra. Eh, con ordini mondiali un po' eh, caotici, diciamo, e, e effettivamente mi sono resa conto che tutto quello che stiamo vivendo adesso, e non è stato un caso forse scrivere questo libro, nasce dagli anni 90, nasce da... Quella, quella disgregazione che noi pensavamo fosse la fine della storia, invece era l'inizio di una nuova storia, quella in cui siamo immersi. Invece, per quanto riguarda a che punto siamo editorialmente, io vedo tantissime persone di talento, e penso a Esperanza Cusimana che ha scritto un bellissimo libro, tutta intera. Penso a Jara Khan, penso veramente a tante persone, però. Ci vorrebbero più voci e forse anche più maestranze nell'editoria italiana, perché è ancora molto, molto monocolore, è ancora molto. No, c'è ancora il ghetto, tanto che c'è un bellissimo libro di Mohamed Mboukarsar che ha avuto il Goncourt, lui è franco-senegalese, Senegalese, però ha vissuto tanto in Francia, quindi è anche un po' francese, e La più recondita memoria degli uomini. A un certo punto parla della Franza Frick letteraria e parla di questi scrittori che, che, che si autonominano ghetto, no? perché comunque il sistema letterario mondiale, non, non solo italiano, e mette gli afrodiscendenti in una casella e in quella casella tu puoi parlare solo di determinate cose. Allora mh, molti di noi stanno cercando libertà di forma, di espressione, di lingua e mh, infatti una cosa che ho voluto fare nel libro personalmente è proprio riportare al centro la lingua, io la definisco autobiografia linguistica. Perché il mio strumento di, 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 di lavoro è l'italiano, ma volevo anche ricreare il ritmo del familiare e, e quindi del somalo. Quindi ci sono inserimenti somali che non sono inserimenti esotici, tanto per, ma hanno una struttura, cioè fanno parte della struttura e dialogano in maniera assolutamente decoloniale. Perché poi queste due lingue si sono fatte molto del male, no? E, e, però. Io ho cercato in qualche modo, nella pagina scritta, di trovare una cura. Quindi c'è molto questo pensiero. È chiaro che a un afrodiscendente interessa la storia del colonialismo, la storia della schiavitù, la storia la razzializzazione dei corpi, il razzismo, eccetera. Ma. C'è anche voglia eh, di parlare di tutto questo con forme nuove, eh, con forme sicuramente più ariose, e, e molto spesso senti, eh, non solo in Italia, che questo non ti è permesso. Oggi siamo in un momento in cui le persone stanno un po' ribellandosi, a un sistema letterario che li ha schiacciate, non è un caso che c'è stato tutto un boom di, non soltanto di premi, ma anche di bei libri. Io penso soprattutto, non so, vi ho citato Bugarsar, ma vi citerei Bernardine Varisto che ha vinto con Girl Woman Other eh, il Booker Prize ed è stata la prima donna nera e tu dici, oddio ci hanno messo così tanto tempo a premiare una donna nera. Io sto ancora aspettando che il Nobel premi eh, o Paulina Cisiane o qualcun altro, perché il Nobel ancora non ha visto le donne africane, cioè proprio non le ha viste, premia sempre le francesi che a me piacciono molto adoro a Nerno però le donne africane, un continente di 54 paesi, magari un Nobel potevi trovarlo. E non solo maschi, le donne scrivono molto bene. Quindi io spero che prima o poi, non so, io ho detto Paulina Cisiane, ma Cizzi Dangarengua, qualcuna delle grandi donne dell'Africa in qualche modo venga riconosciuta. Ma non tanto quanto premio, quanto in quanto persona, in quanto persona che scrive, che produce. E poi la cosa buona che sta succedendo... In Italia è il lettorato, ci sta formando un lettorato misto, un lettorato, ehm, lo vedo nelle presentazioni, di, non solo mie, ehm, di persone che hanno tante origini e che vanno a sentire le presentazioni di Rosella, quanto di altre persone mie e, e questo è molto importante, sia qui in Italia e sia da altre parti, perché abbiamo bis bisogno di punti di vista, quindi forse dovremmo fare un impegno per la lettura molto importante per portare più giovani di più culture che comunque sono tutti italiani a leggere Grazie, grazie mille Giaba, grazie mille Giabascego, Cass Cassandra Mogadiscio pubblicato da Bonpiani, grazie mille a Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te pubblicato da Filtrinelli, grazie a voi, grazie alla biblioteca, grazie, grazie. al premio Strega che ehm, ci fa leggere ogni anno dei bei libri. Votate bene! Arrivederci e grazie!